Alle porte di Treviso, immersa in un vasto parco, troviamo Villa Bornello, una location per eventi di cui ci parla Michele Bornello in 5 minuti. Alessandro, permettimi di raccontare la casa cominciando da questo stagno che è alle mie spalle. È l'anello di congiunzione tra l'immenso parco, come l'hai chiamato tu, e la casa stessa. La casa nasce negli anni 70 per mano di Roberto Pamino e di Renato Toso, e quindi ecco il motivo dell'acqua vicino alla casa. Qui ormai da qualche anno ospitiamo eventi che sono eventi aziendali, quindi team building aziendali piuttosto che class, riunioni aziendali, eccetera. E dall'altra parte invece abbiamo matrimoni, compleanni e non ultimo, abbastanza spesso ci capitano degli shooting fotografici. È per questo che poi è anche finita nella Treviso Film Commission, questo ente locale che appunto ricerca anche location per eventuali produzioni cinematografiche. Ma la particolarità della casa, al di là dell'architettura, è la sua dimensione residenziale. Cioè noi volutamente lavoriamo con gruppi che vanno dalle 2 persone alle 80 persone, perché ci è successo in un caso che una coppia romanticamente l'avessero affittata per un weekend, e quindi con cuoco a domicilio che gli ha fatto cena e pranzi, fino appunto ai matrimoni che sono quelli più corposi con un'ottantina di persone. Vedo il parco all'esterno che ovviamente si presta ad eventi di un certo tipo, hai citato prima matrimoni, team building, eccetera, ma com'è strutturata invece la casa all'interno per accogliere eventi magari di un numero più ridotto di persone? La casa si sviluppa su 4 piani, un'interrata e 3 piani fuori terra, ha questa particolarità della doppia altezza, cioè sostanzialmente divisa in una parte in cui ci sono le stanze e i servizi e un'altra invece dove c'è appunto questo sfondamento verso il tetto. E abbiamo quindi degli spazi aperti, un open space per ospitare degli eventi e nello stesso tempo degli uffici chiusi, dove poter ospitare degli eventi, soprattutto aziendali, nel momento in cui vogliono fare una riunione riservata. Quali tipi di eventi aziendali avete ospitato? Allora, come eventi aziendali abbiamo ospitato parecchi team building e anche parecchi cooking team building, che sono particolarmente ricercati e particolarmente apprezzati perché i dipendenti dell'azienda arrivano qui, hanno un cuoco, cucinano le pietanze assieme al cuoco che poi andranno a mangiare e quindi gli si prepara c'è tutta una preparazione a volte più formale con le tavolate, a volte più easy muovendosi nello spazio che vedete qui alle mie spalle. Poi facciamo i best clients che hanno visto per esempio dei promotori finanziari piuttosto che degli avvocati eccetera venire qui con i propri clienti e anche qui offrirgli una mezza giornata, una giornata di confronto, di relax anche perché no, una sorta di network marketing. Avremo tra breve invece un team di un'azienda di web marketing che vengono a fare solo i dirigenti, sono in 6, vengono a fare un brainstorming tutto il giorno e gli abbiamo proposto una piccola colazione alla mattina, una sorta di lunchbox, no? Un sacchettino a pranzo e un aperitivo alla sera per concludere. Oltre alla location, quali altri servizi date a disposizione dei vostri clienti? Ma noi abbiamo una grande personalizzazione. Essendo un'architettura moderna con degli spazi piuttosto ampi, abbiamo una serie di fornitori che vanno dagli allestimenti, ai catering, alla musica ed altro, che a loro volta sono di diverso tipo dal catering, dal cuoco a domicilio che è per piccole preparazioni, per una cena fra amici e altro, fino al matrimonio che è un po' più impegnativo, che usa un altro catering. Però è tutto molto, molto, molto personalizzabile. Ad esempio, se uno vuole personalizzare il parco con degli arredi particolari, abbiamo modo di creargli strutture nel parco oppure anche dei salotti. La villa si trova nelle vicinanze di Treviso, in un'area molto riservata. Sì, noi siamo praticamente a 2,5 km dalle mura di Treviso, siamo al confine tra Treviso e Ponzano. Il mood è particolarmente riservato nel senso che tutto questo verde e questo ampio parco donano una certa esclusività, nel senso che quando si è qui poi non si vedono letteralmente le case vicine, non si vedono capannoni, non si vede nulla e ha questo aspetto contenitivo, no? Cioè, come un anfiteatro di verde che ti contiene. Quanto prima bisogna prenotare per poter avere la villa a disposizione?
ma per fare le cose con comodo almeno una settimana prima. Se qualcuno volesse maggiori informazioni, quali riferimenti ci lasci? Il sito innanzitutto che è villabornello.com e da lì tutte le connessioni verso i social, siamo su Facebook, su Instagram, su Google My Business, su Pinterest, soprattutto per l'aspetto architettonico e appunto sulla Treviso Film Commission. Tra l'altro permettimi di dirti una cosa, che in questo momento io mi vedo con delle ombre sul viso, no? Delle ombre un po' inquietanti. È perché io sono sotto una gigantesca magnolia e qui siamo letteralmente circondati dal verde. Bene, Michele, io ti ringrazio, ti auguro una buona giornata, un buon lavoro. Grazie a te, Alessandro, grazie a tutti, buona serata.